nascita, italiana di passaporto, triestina di adozione, triple mezzo avanti Carpiato, coefficiente di difficoltà 3. Subito l'errore di Noemi, rimediabile probabilmente in considerazione del fatto che solo due atlete usciranno dalle 12 finaliste. Sì, questo è un errore però già conclamato che negli anni continua a portarsi dietro, ed è l'errore che aveva Tania Cagnotto, la prima Tania Cagnotto, e cioè durante la rotazione ma soprattutto durante l'ingresso in acqua lei non va a cercare con lo sguardo il punto di riferimento dove posizionare le mani, bensì alla testa bassa non controlla. È importante per Noemi Batchi invertire la tendenza di questa gara cominciata male. Doppio salto mortale e mezzo indietro Carpiato, lei è una buona interprete di tuffi con rotazione indietro, qui servono i 7, 7 e mezzo, magari anche gli 8 per guadagnare qualcosa in classifica. No, invece non ci siamo. Evidentemente non è a posto fisicamente, ma più che altro non ha i tuffi nelle gambe, ne ha fatti pochissimi e si vede. Anche se poi l'errore è all'inizio, si è abbassata molto anche lei coi talloni, è andata molto indietro nella spinta e la rotazione non era così veloce da aprire in questa posizione e in quel momento soprattutto. Un pessimo parziale 31,90, situazione sempre più complicata. L'obiettivo è di vedere in rotazione la piattaforma dei 5 metri posta sotto a quella dei 10 metri. 46,40, adesso Noemi Batchi, doppio salto mortale e mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, 3,4 il coefficiente. Il momento chiave della gara di Noemi. Continua a essere una gara in salita quella detta triestina. È a pochi tuffi nelle gambe, è stata quasi un mese ferma per il dolore alla schiena. Era piaciuta non poco a Bolzano a febbraio, 319 punti. Ed è proprio lì che con il doppio mezzo indietro ha sentito un dolorino e poi il giorno dopo praticamente non si è più, si è bloccata con la schiena ed è stata ferma fino a... Tutto sommato questa è un buon tuffo, c'è il coefficiente, c'è possibilità di tornare in corsa per il dodicesimo posto. Ce la giochiamo con l'ultimo tuffo, col doppio mezzo rovesciato per il dodicesimo posto, ultimo per l'ingresso in finale. È già davanti alla Galashan, quindi... La Galashan va però un tuffo ad alto coefficiente, 3,4, per cui attenzione perché sarà veramente difficile. Comunque segni di... risveglio da parte di Noemi. Coltunova, doppio mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, era in testa la classifica. Il riferimento è alla Galashan 256,25, la Batchi deve fare 64 punti, centesimo più centesimo meno vuol dire prendere degli 8. Se non li fa è per pochissimo, Peccato ancora un filino in acqua, abbassato la testa, se no l'otto, l'otto e mezzo pieno c'era. 64,80, ce l'ha fatta per 35 centesimi di punto. Noemi Batchi in finale, le fa compagnia, credo, Brenda Spaziani, possiamo sì, dire. Sì, sì. Insomma, non è che non è un'impresa, voglio dire, non è che possiamo costruire chissà che cosa. No, no, però pensiamo, è un'iniezione di fiducia per una lei. Noemi, una Noemi incerottata, una Noemi con pochi tuffi alle spalle, una Noemi che insomma ha lavorato poco, ma non per negligenza. No. Coltunova, Gradon Vintoniak, sicuramente chi esce male da questa eliminatoria è la Prokopchuk, nona, ma chissà, magari ha scherzato. Sì. Non essendoci stati mai dubbi sulla sua qualificazione. Si può anche giocare a nascondersi. Entra miracolosamente, verrebbe a dire, Noemi Batchi, ed entra la grande Brenda Spaziani. Ci fermiamo per qualche istante lì nella regia, poi la conclusione di questa prima sessione di gare.